Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Strixana. Oggi sono davvero felice perché sono arrivati i nuovi softbox. Quindi andiamo ad aprirli e vediamo insieme come sono fatti. Allora, siccome camera mia c'ha due finestre. Quel lampadario lì in cima, la luminosità non è tanto omogenea, sia perché quelle lampade sono abbastanza potenti, sono quattro faretti, e sia perché le finestre non sono in una posizione ottimale con il sole. Quindi la luce non è tanto bella, non è tanto naturale. E ho ordinato questi softbox, che sono dei softbox non quelli rettangolari, ma quelli ottagonali, un paio, quindi due. Ma senza perdere altro tempo, andiamo a vedere come sono. Metto la fotocamera qui. Così posso mettermi qua per terra e fare l'unboxing inquadrando pure me. Quindi adesso prendiamo il coltellaccio da cucina perché non trovo il cutter e andiamo a spacchettare. Perfetto. Allora, dico già che questi qua non sono soft. Non sono softbox. Con più lampade, ce n'è una sola per ogni softbox, però guardate che lampada, cioè è enorme, è la lampadina più grande che abbia mai visto. Quindi queste sono le due lampade. Qua dentro ci deve essere il telo con le stecche, sì, perché è morbido, sempre due, pesa un po'. E qua dentro ci sono i cavalletti. Vediamo prima la lampada. Sì, dai, è il pezzo più strano. Essendo così grossa, pacchettate bene anche perché c'è il polistirolo. Istruzioni della lampada. Ok. Cioè, guardate qua. Quanta luce deve fare sta lampada? Ok, le lampade quindi sono grandi così. Andiamo a vedere il telo. Questa cosa nera fa anche da custodia per il trasporto. Ah, ecco l'apertura. Un telo bianco. Queste penso siano sempre istruzioni. Sì, solo le istruzioni, dice come si monta. Non è che spiega proprio come si monta, c'è solo l'immagine di com'è quando lo monti. Però è una cazzata questo montarlo, cioè è facilissimo. Questo è il softbox. Per la mia cameretta anche che è piccola, è molto meglio una cosa del genere che quelli rettangolari grossi, perché questo qua è 60 di diametro, 60 centimetri, e quelli rettangolari di solito sono 50x70. Questi qua sono più comodi sia da smontare sia per chiuderli, e quindi sono più comodi. Ecco cosa serve, il telo che va qui davanti per diffondere la luce. Vabbè, smontiamo, richiudiamo anche questo e andiamo a vedere. Tanto è tutto uguale per tutte e due. Andiamo a vedere il cavalletto. Le recensioni dicono che non sono molto buoni di qualità, però a me bastano che basta che facciano il loro lavoro e va bene. Arrivano all'altezza anche di 2 metri questi, quindi sono anche alti. A me sembrano abbastanza solidi. Pensavo proprio fosse alluminio, di quello che ballava tutto. Invece se qua stringi, quindi dai, non è male. Però non sembrano 2 metri. Vabbè, richiudiamo. Era solo per vedere com'erano. Ok, ho appena montato un softbox per farvi vedere com'è. Ecco com'è un softbox. È grande, dai. È grande, adesso ve lo faccio vedere anche acceso. Un sacco di luce, mi abbaglia anche. Sarebbe da provare al buio. Ma sì, dai, provo a chiudere le finestre. Tapparelle, anzi, mi sono scazzato a dire il nome. Ok, nel senso, siamo al buio. Buio, per modo di dire. Scarsa luminosità, ecco. Accendiamo. Madonna, fa di luce. Mi vedo bene? Penso di sì. C'è solo il telo un po' stropicciato, ma dopo lo stiro un po'. Questo è uno solo anche. State due. Rialzo le tapparelle. Impressionante. Ok, per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi lascio il link in descrizione dei softbox in caso siate interessati ad acquistarne un paio. Lasciate un bel pollice in su se vi è piaciuto questo video. Commentatemi con quello che volete sapere o per quello che volete voi. Condividete, iscrivetevi al mio canale, iniziate a seguirmi e noi ci rivediamo ad un prossimo video.